Buonasera, buonasera Buonasera a tutti. a tutti, buonasera, bentornati al secondo episodio di Parlo di Carlo, talk show in cui diamo spazio a varie perle e aneddoti di educatori o comunque esperti nel campo dell'educazione, che raccontano i propri vissuti e i propri aneddoti. Ringraziamo il nostro illustratore Davide Arcuri. Scusa, Edoardo Arcuri, pardon, che sta sporcando il suo lavoro, pur di prendere tempo. Ciao Edo, grazie mille. Grazie maestro. Olè. Eccoci qua. Partiamo subito col primo ospite, il nostro big ospite. Vai, Mara. Esatto. Allora, partiamo col primo ospite, anzi la prima ospite, si chiama Valentina Petri, ha una bellissima pagina Facebook che si chiama Portami il diario e dal 19 di maggio il suo libro, per l'appunto Portami il diario, è uscito. Per cui siamo qui a parlare esattamente di quel fantastico libricino rosso. Ciao Valentina, benvenuta. Buonasera, grazie, Ciao grazie Valentina. per avermi invitata, ciao. Piacere nostro. Ciao Valentina. Allora, tu sei un insegnante, appunto, hai scritto questo libro fantastico che ci ha fatto risuonare un sacco di cose perché i campanelli dell'educazione sono sempre quelli su tante cose. Ci descrivi in maniera succinta di cosa parla il tuo libro, come se fosse già suonata la campanella e dovessi finire in fretta e furia il discorso. Ok, sintetizzi il candidato in pochi minuti Esatto. la sinossi del libro. Esatto. Portami il diario perché in realtà è un diario, è sotto forma di diario ed è il diario di un insegnante, ancora precaria quando prende l'incarico in un istituto professionale. Lei è quella nuova, nessuno ha nome nel mio romanzo, hanno tutti i soprannomi, la protagonista quindi è l'ultima arrivata, come spesso si è a scuola. Ed è il racconto di un anno scolastico intero, da settembre, le nomine, quel momento drammatico in cui si prendono le cattedre, fino agli scrutini, secondo quadrimestre, l'esame di maturità. Naturalmente si ambienta qualche anno fa, quindi racconta un anno di scuola normale, un anno di scuola a scuola in presenza, un anno di scuola tra l'altro dove lei insegna italiano in un istituto professionale di meccanici e di termoidraulici, quindi la sfida è particolarmente dura. Era l'anno dell'Expo, giusto? Perché Era appunto. l'anno dell'Expo, sì, l'ho ambientato nell'anno dell'Expo perché, insomma, era qualche anno fa, era un anno carino, un anno in cui effettivamente prestavo servizio già in questo tipo di istituto e mi dava anche spazio per raccontare quell'esperienza. Bene. Vai, Vicky. No, domanda molto molto banale è come ti è venuta poi in mente di scrivere un libro, insomma. Dunque, più che venirmi in mente, in realtà io devo essere onestissima, mi hanno chiesto se avessi una storia da raccontare un po' più lunga, perché io racconto storie di scuola sulla mia pagina Facebook da un po' di anni, prima ancora avevo un blog, mi sono sempre divertita a fissare tanti aneddoti, tante cose che mi capitano a scuola, soprattutto e anche per raccontare una scuola un po' diversa da quella che i media ci vogliono sempre presentare con insomma, gli studenti super difesi dai genitori, gli studenti aggressivi, maleducati, insomma, cioè, che ci sono, ma c'è anche una scuola bella. E quindi io raccontavo questo. Poi la richiesta è stata, insomma, ce l'hai una storia un po' più ampia da raccontare, effettivamente, se volete, quante ne volete, insomma, io di storie da raccontare parlando di scuola ne ho tante. Mi piaceva l'idea di un arco narrativo che comprendesse un po' tutti i momenti salienti dell'anno scolastico. È un libro che parla di scuola, la scuola tutta, insomma, dal primo al secondo quadrimestre, anzi, è proprio diviso in due, primo e secondo quadrimestre, ogni mese è strutturato affettuosamente come il libro cuore, con le pagine dedicate mese per mese.
Ma infatti è una cosa che abbiamo nel nostro lavoro, che ci basta dare il là e abbiamo mille aneddoti nella testa ricordati che comunque prima o poi ci dimenticheremo, no? Cioè, perché appunto si va avanti, più che altro perché arrivano altri aneddoti Vero. a fare spazio. E Altre quindi, facce, altri esatto, volti, è e quindi vero. anche io e Riccardo, quando abbiamo cominciato a scrivere il nostro di libero, il bianco e i neri, ci siamo accorti di quanti momenti è bello mettere per iscritto e ci piacerebbe con la nostra pagina, con i nostri progetti piccolini, comunque incentivare i nostri colleghi a mettere per iscritto queste cose perché davvero hanno un valore inestimabile e soprattutto alla gente interessano, cioè noi, per noi è quotidianità, ma per il resto del mondo è oro, è rivivere la propria adolescenza, ma anche scoprire l'attualità davvero che è, non quella dei Sì, è vero, telegiornali. però quando esci con gli amici, i racconti su quello che ti è successo al lavoro, se tu fai un lavoro tra virgolette normale, sono inevitabilmente un po' più noiosi, ma quando tu racconti, sai cosa mi è successo a scuola? Sai questo cosa mi ha detto? Sono effettivamente racconti, ma non perché ci sia il gusto morboso per conoscere il retroscena della vita privata di chissà quale alunno, ma perché ci siamo passati tutti di lì. E ci Esatto. ricordiamo quel momento, quell'età, quelle situazioni che sono poi quelle classiche della scuola, però sono momenti di vita condivisa e sono importanti da ricordare, sì, è vero. Sì, no, è bello fissare dei punti e poi appunto cioè, ci serve anche un po' noi per ricordarci ogni tanto che abbiamo tutti i giorni a che fare con un sacco di storie, sia noi educatori che poi anche gli insegnanti. Magari per te il ruolo è già più definito e più semplice, no? Che lavoro fai l'insegnante? Noi quando dobbiamo spiegare agli altri che lavoro facciamo come educatori, diventa, è sempre un casino, no? Per cui che lavoro fai educatore? Ah, lavori con i bambini. Non per forza, insomma, ne abbiamo 100.000 anche noi da raccontare. E secondo me, appunto, raccontare le storie è un modo anche per raccontarsi, per raccontare quello che si fa. Per cui, secondo me, ci sono veramente tantissime assonanze e la scrittura nel mondo dell'educazione è una cosa da incentivare, da coltivare, da promuovere sempre e comunque. Da entrambe le parti, per chi educa e per l'educato, decisamente. Decisamente sì. Dunque, noi ti avevamo chiesto di portare un piccolo brano del tuo libro da leggere, per Allora. raccontarci di qualcosa, un piccolo spezzone, un piccolo spoiler, se vogliamo dire. Dopo Intanto, mentre spoiler. tranquilla, tranquilla, prenditi il tuo tempo per cercarlo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno commentando, salutandoci. Buonasera a tutti, grazie. C'è addirittura un minore. Cosa ci fai su Facebook a quest'ora? Ma Facebook è per vecchi, cioè cosa ci fai su Sì, Facebook e cosa è fai su vero, cosa ci fai su TikTok? È Facebook? la Cioè, nel senso, domanda. è vero, è vero. Noi facciamo le dirette su Facebook apposta Terribile. per non farci vedere dai minorenni che stanno su Instagram Esattamente, invece. perché io ho una pagina Facebook? Perché i miei alunni non l'avrebbero mai più trovata, e infatti. Perfetto, è un piano perfetto. Allora, vi leggo Nuove conoscenze, che è un brano che si colloca un po' all'inizio dell'anno e faccio effettivamente la conoscenza di un personaggio particolare. Lunedì, la prima ora, dicevamo. Prima del suono della campana, loro sono animali al pascolo e noi cani da pastore. Cerchiamo di condurli lentamente ma inesorabilmente verso i prati erbosi e le fresche sorgenti della cultura a cui abbeverarsi. Ma in effetti ci basta che entrino in classe in un lasso di tempo dignitoso. Li accompagniamo con esortazioni, inviti a togliere cuffie, cappellini, a non picchiarsi, a non mangiare sbriciolando ovunque il panino. Alle 8 mangiano i panini, sì. A non entrare col bicchierino del caffè, del tè, della cioccolata, del ginseng. Mugugnano, ma entrano. E poi arriva lui. Lui che sembra Michael Bolton ai tempi d'oro, ma con la voce di Barry White colpito da raucedine. Lui che ha il cerchietto come i calciatori quando vogliono fare i fighi, ma anche vederci qualcosa in campo. Lui che sfoggia occhialoni da sole con lenti azzurre e non accenna a levarseli. Pantaloni pinocchietto che terminano su gambe dalla peluria coltissima, una maglietta dalle scritte non ripetibili. Non mi pare di averlo mai visto, ma finora è stato tutto un giramento di insegnanti, un giramento di cattedre e anche un giramento di palle a dirla tutta, quindi ho tante facce ancora da imparare. A occhio mi pare ripetente. Ma perfettamente integrato nella massa di aficionados che si trovano tanto bene da fermarsi un paio di volte per classe, giusto per essere sicuri di aver capito bene.
All'occhio clinico dell'insegnante appare subito chiaro che si tratta del classico tipo difficile. Si attarda con gli altri, elargisce vigorose pacche, manate, batte il 5, è tutto un bella zio, un come va fratello, una specie di inno alla semplificazione lessicale. Mi dice: "Ehi, sono Bum!" Perché biascica un nome che non capisco, borbottando e porgendomi goffamente la mano, senza tuttavia accennare a trovare un posto ove posare le sue poderose perga. Poi entra, staziona nell'ultimo banco, estrae felice il suo iPhone 14 da 50 pollici, il suo tablet a schermo ultrasonico a cristalli liquidi, solidi e gassosi, le relative cover personalizzate, e chiarisce subito di essere il carismatico leader che minerà lo stato del mio fegato e metterà alla prova le mie coronarie di qui sino a giugno. Decido che è ora di finirla e apro la bocca per quello che lo so già, sarà il primo di lunghi ed estenuanti monologhi. Poi la porta si apre e la decana mette dentro la testa. Mi guarda, si guarda intorno, lo guarda. Vedo che hai già conosciuto il nuovo collega di sostegno. La buona notizia è che non gli avevo ancora detto niente. La cattiva notizia è che dovrò dirgli qualcosa prima o poi. L'ho già detto che sarà un anno lunghissimo. Ci sono colleghi strani nella scuola, Sì. ma non è detto che siano male. Devo dire che ai pantaloni a Pinocchietto, quando l'ho letto, ho cominciato a dire, questo, anch'io vado in giro con i Vero? pantaloni a Pinocchietto, lo sento un po' troppo Vero. affine a me questo, e infatti poi si è rivelato. Il collega di sostegno, no? Poi in realtà si rivelerà un personaggio positivo del romanzo. Faccio questo spoiler, però a Ah, è volte le prime vero. impressioni fanno impressione, effettivamente. Sì. No, poi soprattutto noi educatori, poi quando ci mimetizziamo tra i ragazzi è davvero la fine, a No, volte. poi c'è questa fascia d'età pericolosissima che va tra i 25 e i non si capisce bene, 30, 20 something, ecco, in cui i nostri studenti sono già sempre un po' fuori corso, un po' si attardano, tornano, quindi hanno un'età indefinibile. Certi colleghi giovani anche, e quindi non capisci bene dove finisce il pluribocciato e dove inizia il collega. C'è questa zona grigia un po' inquietante. Poi finalmente si diventa vecchi, autorevoli e si capisce quali Esatto. sono i ruoli. E a quel punto è troppo tardi. Però almeno non sbagli più, c'è un lato Però non positivo. sbagli più, esatto. È vero, No, è vero, è vero. sì, no, quando la bidella finisce di sgridarti è finita un'era, è vero. Ascoltami, leggendo il tuo libro, vado io, Ricky, scusami. Quello che uno dei punti in cui appunto mi sono ritrovato tantissimo sul mio lavoro invece che è quello dell'educatore in comunità, sempre con gli adolescenti, ma quindi comunque in un sistema diverso, ma sempre di educazione si parla, è questo nostro la nostra testardaggine che vogliamo avere nel nostro lavoro nel cercare un canale di comunicazione col ragazzo. Okay. Cioè, noi passiamo tutto il nostro arco lavorativo a pensare che io parlo francese e lui è un tedesco che non capisce quello che sto cercando di parlare. E il nostro lavoro è cercare di incastrare queste due cose. Io voglio dirti qualcosa, tu vuoi dirmi qualcosa, però non ci stiamo capendo e così. E quello che mi ha colpito nel tuo libro è che è che ci sono quei momenti chiari, precisi, in cui ti accorgi che tu stai dicendo una cosa e il ragazzo sta capendo e che sembra proprio l'allineamento dei pianeti e delle stelle tutte assieme, proprio vedi Plutone, Saturno, Marte, il Sole e tantissime altre cose tutte assieme, dici, e proprio vedi il ragazzo che dici, ah sì. È vero, vale il prezzo del biglietto, sì, è vero, Esatto, sono quei momenti lì. esatto. Sono quei momenti per i quali un po' viviamo e facciamo questo lavoro. Ce l'hai un aneddoto di qualcosa attorno a questo, di questo di un momento di questo genere da raccontarci, del libro, no? No, beh, sì, mille se vuoi. Cioè, se ti tieni Vai, conto vai. che io insegno una materia che è l'italiano, la letteratura, Certo. a gente
A cui importa insomma il giusto, perché quando tu scegli delle materie di laboratorio pratiche, ritrovarti una che per 6 ore a settimana ti convince, anche un po' da invasata, no? Perché poi mi dicono sempre troppo, però si vede che sta roba a lei piace proprio, Pensa. perlomeno te lo riconoscono. E quindi tu devi spiegare loro queste cose qui con loro che ti guardano, come dire, sì, vabbè, però anche meno, come dire, no? Esaltati anche di meno. E poi ci sono quei momenti in cui, vabbè, ti ascoltano un po' assopiti e tu decidi di prendere questo assopimento come un segno del destino e fai il tuo monologo. Invece ci sono quei momenti che dici tu in cui prendi un piccone e decidi che da lì tu però qualcosa devi fare passare, perché sì, non so, sei preso meglio. E, per esempio, io un giorno stavo spiegando le ultime lettere di Jacopo Ortis, che spiegare a dei sedicenni di oggi perché uno si suicidi A per amore, B per una delusione politica, con il disamore anche che c'è, no? Per l'ideologia e la politica oggi, Ah, sembra figurati. veramente un altro mondo, per cui i commenti si sprecano, è tutto si possono dire le parolacce qui, ci sono i minorenni, no? No, sì, vai, vai, vai. Tranquillamente. Sai, quando io spiego in classe è sempre di stare al cinema, cioè è sempre, ma guarda che coglione, ma guarda che pirla, ma si può, ma per la tipa, ma dai, figuriamoci. Per cui ho chiesto, scusate, mi dite cioè una delusione cocente della vostra vita. Jacopo Ortis a un certo punto si è sentito deluso da Napoleone, aveva promesso delle cose e niente, poi li ha traditi, trattato di Campofornio. Vi siete mai sentiti delusi da uno in cui credevate? Silenzio totale. E poi uno là in fondo, che pensavo stesse dormendo con le cuffie, il capello si alza, mi guarda e mi dice: quella merda di Higuaín, il quale credo che quell'anno avesse cambiato città, passando penso dal Napoli alla Juve, non vorrei farmi linciare dai tifosi, ma insomma, mi ha preso qualcosa. Ecco, quello, non so se è l'allineamento dei pianeti, però quello è stato il passaggio per dire, ecco, quella delusione lì, quando tu credi in una persona, quello tradisce i tuoi ideali. Ecco, ci siamo. Da lì Jacopo è stato più chiaro. Non si poteva trovare sillogismo o metafora migliore, direbbe il Giordano, no, Vero. direi che cosa Beh, insomma, si è meravigliosa. fatto capire. Comunque, è la prova che comunque i classici alla fine qualcosa, no? Ci dicono sempre, riescono sempre a trovare la maniera di passare, di passarci qualcosa. Basta saperli reinterpretare, ascoltarli, diciamo. Pensare alla loro maniera, sì, certo. Beh, ma ogni tanto qualcuno mi dice, tu racconti le cose con le parole giuste, ma in realtà sono i ragazzi che trovano sempre le parole giuste, sono molto Sì. bravi in questo. Poi non se ne rendono conto, ma escono delle perle di saggezza che raccolte tutte insieme fanno la differenza. Vero, e poi no, la cosa meravigliosa che poi si capisce perfettamente dal libro è innanzitutto la passione che ci metti tu con loro e poi proprio la voglia di ascoltarli, no? Che questa noi la capiamo perfettamente come educatore, a noi capita tutti i giorni ovviamente di ricevere insulti, provocazioni, però se ci fermiamo lì è finita per tutti, no? È finita No, l'educazione. poi se tu lo prendi di punta, se parti dicendo io sono io e tu mi devi stare a sentire, ciao, è già andato. Invece è un lavoro molto lungo anche, poi è un lavoro a perdere a volte perché no, fai un passo avanti e 10 indietro, e poi però poi il passo avanti c'è comunque. Va bene. Decisamente sì. Perfetto. D'accordo? Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata Io ringrazio voi per nostro essere ospite. stati ospiti Ovviamente impeccabili. staremo qua a parlare tutta la sera, come, però abbiamo deciso che ci diamo un tempo perché vogliamo ascoltare tante voci diverse e di cose variegate. Grazie mille, ricordiamo Valentina Petri, Portami il diario, editore Rizzoli. C'è la pagina Facebook, tra l'altro in cui metti cose nuove, quindi un po' come noi. Sì, no, non è una raccolta di post in libro, è una cosa diversa. La mia pagina è quella dove racconto un po' quello che mi capita e niente. Esatto. Quindi rimanete aggiornati anche sulla pagina Facebook, che è fantastica e dona sempre un sorriso. Grazie. Grazie mille, Valentina, e buona Grazie serata. a voi. Grazie, Ciao, ciao. Valentina, buona serata, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Molto bene, allora, mentre aspettiamo che il nostro prossimo ospite si prepari, ho
Ok, molto bene, molto bene, molto bene. Vai Riccardo, presentalo. Il nostro prossimo ospite è un educatore che è addirittura arrivato a girare un corto, e quindi questo wow, Proprio. assolutamente mi E fa questo entrare in già lo livelli. mette o al di sopra di qualsiasi livello, di qualsiasi carriera un educatore possa raggiungere. Esattamente, e stiamo parlando di Hassan Elauni, educatore e attore nel corto Magic Abs. Benvenuto Hassan, se riesce a connettersi, Ciao vediamo un Hassan, po'. sei bloccato? Eccolo qua. Hassan? Abbiamo dei limiti. Ciao. Eccoti qua. Ok, Mi sì, però devi tenere ferma la web, il sentite? cellulare. No. Ecco, perché Ok. ci sono? Sì, Ci vai. sei? Tieni ferma Sentiamo. webcam. Ok, ho il cellulare, Va quindi devo bene, tenere va un bene. No, lo attimo so. così. Perfetto. Va bene così, sentiamo dei rumori berberi in Sì. sottofondo. Tra l'altro, attore, Sì, però c'è. anche autore di una prefazione di uno del nostro libro, non a caso, non a caso, Non a caso, giusto? no, direi, Non a non a caso. caso. Non a caso. Che tra l'altro, se mi Vabbè, sembra che... compagni d'università, Esatto, prima di tutto. assolutamente. Compagni per sempre, così proprio. Gettiamo Compagni. amore. Vai, Hassan, cosa ci porti te stasera? Ma allora, io diciamo che in questa serata, in questo format, presento un progetto a cui ho lavorato nel 2017, che è un cortometraggio di Marco Scotuzzi e Andrea Brusa, prodotto da Nieminem. Mi è stata fatta questa offerta di fare l'attore protagonista insieme a Giovanni Storti, che è Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo. La cosa ha preso una piega, diciamo, comica nel drammatico, nel senso che Giovanni faceva un ruolo più drammatico, era il dirigente di un centro d'accoglienza nel sud Italia e io facevo il ruolo di un pastore afghano appena sbarcato con la sua capra. E quindi Giovanni si trova a gestire questa situazione anomala. Tra l'altro è una storia vera. La capra è uno degli animali che è entrato in Italia per primo, diciamo, hanno dovuto affrontare anche, diciamo, l'accoglienza di animali ed è basato su una storia vera. E niente, io mi sono trovato a immedesimarmi in un ruolo dei miei ospiti perché lavoro in un CAS, in un centro d'accoglienza straordinario e accogliamo appunto persone come il protagonista del cortometraggio. Diciamo, nell'emergenza siria sono passati ospiti con gatti e animali. Diciamo, il gatto era quello prediletto di animali. La capra, ecco, era una cosa anomala. Fare un cortometraggio con una capra e Giovanni mi ha messo un po' alle strette perché io faccio teatro da un po' di anni, ma ecco, trovarmi con Giovanni e una capra era una cosa non in programma. Niente, poi appunto molte delle comparse che diciamo, ci sono nel corto, sono ospiti di vari centri che la cooperativa in cui lavoro diciamo, gestisce e ho dovuto un po' chiamarli per riuscire un po' a rendere più realistico il cortometraggio.
so se avete delle domande da farmi, se no parlo a braccio. Ma nel senso, dovendoti immedesimare nell'ospite, non so come poi, ogni servizio poi nell'educazione chiama le proprie persone in maniera diversa. Voi come le chiamate? Ospiti, educandi, Utenti. utenti. Noi, visto che, ecco, bravo, mi piace la domanda. Visto che si tratta Bravo. di un Grazie, centro grazie. di accoglienza, appunto, viene, diciamo, quasi normale, tra virgolette, chiamarli ospiti, perché sono persone che risiedono nel posto per un tempo predefinito, fanno la richiesta d'asilo, poi fanno tutta la trafila di commissione e varie ed eventuali, e poi escono da noi per andare in un altro progetto che si chiama SPRAR, quando va bene, nel senso quando ricevono i documenti. Quando non ricevono i documenti, ecco, diventa un po' più complicata la questione, però per noi sono sempre ospiti, nel senso li chiamiamo ospiti, però li chiamiamo con il loro nome, ecco. Beh, sì, no, chiaro, Diciamo. però tra colleghi, quando si parla appunto di zone, di gruppi di persone, non so, io mi è No, rimasto. spesso per, non so, un po' la carnagione, un po' per il nome, quando accompagno delle ospiti incinte in ospedale vengo scambiato per il marito, ecco, sono praticamente il marito di una sessantina di donne che accompagno e normalmente mi vengo. Lei venga dentro con sua moglie, e no, non è mia moglie, sono il suo educatore, dico. Sì, briconcello. Sì, dicono tutti così. No, no, un tempo si diceva che era stato il postino, l'idraulico, adesso è l'educatore. Adesso è l'educatore che è l'educatore del centro d'accoglienza. Da quanto No, è tempo lavori lì? stato allora, in questo centro d'accoglienza lavoro dal 2016. Dico per chi lavoro? No, 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 se vuoi, se non vuoi. No, ti ho chiesto Faccio da quanto tempo? promuovo lente? Se No, lavoro dal 2016 con te lo merita, con sì. la Farsi Prossimo. Con la Farsi Prossimo. Capito. E in questo tuo un po' switch, ti stavo chiedendo prima, che appunto sei passato da educatore a ospite, ok? Ti faccio una domanda, dimmi se è una domanda stupida. Che cosa è andato storto? Nel senso, c'è qualcosa che hai detto, ah cazzo, questo non avevo mai pensato a questo, oppure hai fatto qualcosa che i tuoi ospiti, rivedendo il corto, hanno detto, no, questa roba proprio non esiste, è sbagliato, oppure, boh, così. Oppure è andato tutto bene, Ma pensavo. allora, Oppure è andato tutto bene, oppure. la cosa che mi ha fatto pensare, però non voglio spoilerare com'è la questione, com'è il Ah, corto, sì, ma vago, sì, vago. la cosa, sì, sarò vago, è ciò a cui rinunciano le persone per fare questo viaggio, cioè la rinuncia. Non avevo mai pensato in quella modalità a cosa rinuncia una persona che si mette in viaggio e fa quella sorta di sacrificio. C'è un momento particolare nello scambio tra Said, che è il protagonista, e Giovanni, che è il dirigente di questo centro, un momento particolare in cui parla proprio della rinuncia. Ecco, quella parte lì l'ho dovuta un po' lavorare bene perché non ci avevo pensato prima. Ed è stato, diciamo,
difficile immedesimarsi in quella parte di lascito che poi i miei ospiti, i nostri ospiti si portano. Certo. Sì. Sai cos'è? È come la pagina bianca del bianco e i neri. Quella pagina bianca io l'ho vista quando giravo il corto. Sfogliare anche quella pagina bianca. Capito? Invece Assa, ascolta, ma delle cose che per fare l'attore ti sono servite, che hai sviluppato in questi anni facendo l'educatore, ci sono state, o viceversa, dopo aver girato il corto e essere stato attore per un tot, ti sono poi servite nel lavoro educativo? Ci sono state delle commistioni, dei link, insomma, tra le due cose? Certo, diciamo, la metafora del teatro e la metafora educativa hanno, diciamo, molto legame. Quindi, ovviamente, fare l'educatore è un po' anche fare l'attore, diciamo. C'è quella dose di finzione e anche di improvvisazione, di creatività che uno deve, cioè un educatore deve avere nel suo bagaglio. E l'attore, secondo me, deve avere quella flessibilità che l'educatore forse ha troppo anche, a volte, mi sembra. C'è questo gioco tra i due ruoli. Io mi ritrovo spesso in questa condizione, diciamo, di fare anche delle scenette un po' con i miei, anche delle scenette per passare dei messaggi, ma semplicemente quando gli ospiti arrivano e spalancano la porta, io faccio la scenetta dell'ospite che arriva e bussa. Per passare delle. E c'è sempre questa modalità di anche un po' ludica, ne approfitto, insomma, diciamo, di questa cosa per passare, insomma, anche per parlare con i miei con gli ospiti della nostra struttura. Chiaro. E invece lavorare come Gio con scusa Luca, lavorare con Vai, vai. Giovanni com'è stato? Per me sarebbe stato il sogno di una vita, cioè io ho fatto quello, non avrei più fatto niente nella mia vita, non avrei neanche più lavorato, non mi sarei neanche più fatto una doccia. Cioè, ho fatto un corso di anni sporchi, basta, Ma felice. lavorare con Giovanni in realtà è talmente non fa sentire il proprio peso, talmente leggera la sua presenza, che pensavo di essere davvero un attore professionista quando giravo, perché mi Poi arrivava la sono. capra e ti ricordavi, ah già. Però ha quell'approccio umile anche nell'insegnarti le cose, cioè nel passare le cose. Addirittura lui prendeva anche degli spunti che magari nelle chiacchierate tra una scena e l'altra uscivano e le proponeva come fossero. E dava questo insegnamento. Io dicevo, cavolo, dice delle cose magari che ci siamo detti e le ha prese anche in considerazione. Cioè, non ci credevo. Alla fine, in una scena, gli ho portato il cellulare, ero con mio fratello, e gli ho detto, per favore, tieni, ci fai una foto? E lui ci è rimasto, ok, quindi non con me la foto, per voi due, per dire in che clima giravamo. Va Però sì, bene. per me è stato un grandissimo onore girare con Giovanni e anche parlare con voi stasera. Non vi vedo da dei tempi Sì. del lockdown,
Quindi Grazie mille. arriveranno i bei tempi. Grazie Hassan, ti dobbiamo salutare purtroppo. Va Con bene, questo tuo grazie sfondo mille, bellissimo ci devi ragazzi. abbandonare, purtroppo. Ci Grazie Hassan. salutiamo. Ci salutiamo, ma dopo, innanzitutto poi Sì, faremo aprire il giusto. link del corto, ma poi pubblicheremo dalla pagina direttamente anche il corto, giustamente, no? Almeno tutti Esattamente. possono vederlo. Buona visione. A fine diretta. Commentate. Vai. Ciao Hassan, grazie. Ah, Ciao, no. grazie. Ciao, ciao. Devo fare l'opposto. Vai, vai Riccardo, il palco è tuo. Vado Sì. addirittura, che emozione. Per il Allora, prossimo passo. le prossime ospiti, perché abbiamo più di un ospite in contemporanea, ormai diciamo che questa tecnologia l'abbiamo assimilata, ci facciamo un po' quello che vogliamo, tocchiamo Tanto alla terra. regia ci sono io, quindi che mi smazzo tutto. No, perché poi effettivamente se qualcosa non funziona è colpa tua. Esatto. No, le prossime ospiti in realtà sono un lieto ritorno, perché sono le colleghe di Break Education che questa sera terranno una fantastica rubrica. Quante siamo? Wow! Ciao, ciao, Ciao ciao a a tutti. tutti. Ciao, Ciao. benvenuti. Buona Ciao. serata, grazie di nuovo per l'invito. Grazie. Ritrovati. Grazie a voi. Niente, Luca mi ha lasciato da solo con voi e quindi Non io... avere paura, non mangiamo nessuno. Perfetto, io allora vi lascio tendenzialmente parlare, ogni tanto vi do fastidio, vi interrompo, vi disturbo, Ci sembra giusto, va sì. benissimo. però poi a voi la parola, direi. Grazie. E vabbè, magari diciamo due cose su di noi perché magari c'è qualcuno di nuovo che ancora non ci conosce. Mi A sembra dicembre ci buono. siamo incontrate e ci siamo dette, parliamo sempre di educazione, parliamo sempre di lavoro, non è il caso di fare qualcosa in più che solamente parlare fra di noi. E allora abbiamo deciso di scrivere il blog. Abbiamo aperto un blog, abbiamo aperto una pagina Instagram e una pagina Facebook. E ora sta diventando un lavoro quasi a tempo pieno, però è una buona parte del nostro lavoro che inizia a piacerci molto. Quando ci avete invitato, abbiamo innanzitutto capito che si poteva parlare di scuola, perché Valentina Petri è un'insegnante, quindi ci siamo dette, bello, però gli educatori che cosa c'entrano con la scuola? E ci siamo dette allora. Forse non Forse tutti. non tutti sanno che anche noi educatori abbiamo un ruolo abbastanza fondamentale nella scuola, vero Possiamo Emma? avere vari ruoli però nella scuola. Io ad esempio ho fatto l'educatrice nei progetti di prevenzione, quindi sono entrata a scuola in questo modo. Io invece lavoro a scuola come educatore di classe. E io sono una terapista, quindi ABA, quindi faccio sostegno ai miei bimbi autistici direttamente a scuola, in classe. E adesso. Esatto, quindi tre educatrici, tre sfaccettature diverse. Qui ci Da, voglio da, da, da. mettere Ci siamo addirittura prese la. bene con i cartelli. Ah, meraviglia! Ah, Sì, sì. sì. Però se tu ci vuoi interrompere, interrompici, poi lo rifaccio vedere. No, no, io dicevo che mi è nata la quarta sfaccettatura, essendo che come educatore in comunità diurna ho visto tutto il pezzo di scuola a distanza, sono stati mesi meravigliosi, fantastici. Ma Ma infatti abbiamo infatti, pensato anche a te, non ti preoccupare. ci faremo che intervenire. Sì. Esattamente, esattamente. Esatto. Infatti pensavamo di fare un po' una carrellata rispetto alle Sì. nostre esperienze. Non so, Emma, vuoi Esattamente. iniziare tu a raccontarci come un educatore cosa vuol dire portare un progetto di prevenzione a scuola? Sì, allora, vabbè, un progetto di prevenzione a scuola può voler dire un sacco di cose diverse, perché può voler dire entrare e parlare di bullismo, può voler dire parlare di sessualità sicura, di parità di genere, di rispetto per l'altro, di tossicodipendenza, quindi veramente si possono trattare un sacco di temi diversi. Si entra a scuola solitamente se la scuola ha bisogno, cioè una determinata scuola ha un problema, che può essere un problema legato alle sostanze stupefacenti, che può essere una classe in cui c'è un problema di bullismo, e allora alzano il telefono e chiamano l'associazione o il professionista di turno, oppure possono calare dall'alto dei soldi di qualche progetto a cui si partecipa, e allora si va invece nelle scuole a proporsi come esperti di queste materie.
si può passare dalle scuole elementari alle scuole superiori, tipo la mattina, una mattina in una scuola elementare, il pomeriggio in una scuola superiore e viceversa. È un lavoro molto interessante, che spesso non si ha bene idea di che cosa sia. In questo periodo non è stato possibile questo lavoro per nessuno, sfortunatamente, perché in realtà è un lavoro molto arricchente e che fa molto bene alle classi e ai ragazzi che si incontrano. Però non sono, questo qua non è l'unico lavoro che si può fare, appunto. Quindi passerei a questo punto a chiedere alla Vale che cosa vuol dire, che cosa vuol dire entrare come esterna in una scuola. Allora, prima mentre parlavi mi è venuto in mente che io ho deciso di fare l'educatrice proprio per degli educatori che alle medie avevano fatto prevenzione a scuola. E Oh, quindi questo bello. è il mio. Che responsabilità. Eh sì. Sì, esattamente. Allora, come modulo il mio ruolo da esterno a scuola, io di solito mi sento un elefante in una cristalleria come educatore a scuola, perché mi rendo conto di avere degli obiettivi completamente diversi rispetto alla didattica e a quello che il contesto scuola impone, come obiettivo per ogni bambino. Io mi occupo di bambini autistici, che hanno quindi dei bisogni speciali e anche hanno necessità di un linguaggio e degli spazi altri rispetto a quelli canonici della scuola. In più io sono la terapista scelta dalla famiglia e richiesta proprio per quel tipo di intervento. Quindi io entro nelle classi e un po' tutti mi guardano di sottecchi perché è arrivata la terapista scelta apposta, quando in realtà io sono una bonacciona che chiacchierebbe anche con un muro e il mio unico obiettivo è il benessere del mio bimbo all'interno del contesto classe e ancora di più del contesto scuola, perché comunque i bimbi ci passano gran parte della loro giornata e il mio ruolo di educatrice è quella di facilitare quel momento che per alcuni bimbi non si pensa. Io mi occupo di autismo, ma se pensiamo a tutta una serie di disabilità, a volte c'è la fatica a socializzare, a comprendere quello che sta succedendo durante una lezione, perché non mi posso alzare se voglio farmi un giretto, che in questo momento sono stanco, perché non posso urlare se in questo momento ho bisogno di urlare. E quindi c'è per forza bisogno di una figura che si interfacci tra la classe, le insegnanti, il bambino, la famiglia, quindi come modulo, mandando giù tanti gropponi. Innanzitutto ricordandomi sempre che io sono l'educatrice e quindi non posso dare di matto, ma cercando di comprendere quali sono le esigenze di tutti. Questo secondo me è un po' quello che l'educatore fa quando non è in un contesto proprio, cioè quando non è la comunità, il CSE, lo spazio compiti, quando entri in un altro contesto e devi farti un po' carico delle richieste di tante persone, di tanti attori, cioè banalmente anche le bidelle. Mi viene da dire, cioè dice, signora, scusi, devo andare in aula di sostegno, sono la terapista del bambino XY, mi servirebbe una scopa. Perché ti serve una scopa? Gli sto insegnando a pulire per terra, perché questo bambino crescerà e avrà bisogno di saper fare queste cose. La vita ti guarda così, non perdere Ma a una scopa scuola in glielo testa. insegnano. Cioè, ma poi è minorenne, ma cioè, questo è Lavoro maltrattamento. minorile, veramente. Quando in realtà per alcuni bambini la didattica, per come la si conosce, è meno importante in un determinato momento della vita, piuttosto che andare a lavorare su quel gap di sviluppo che riesci ad ottenere un po' prima, magari pensando dopo alla didattica e prima a tutte quelle piccole cose che servono per renderti, insomma, una persona autonoma nel mondo. Quindi questo in poche parole è quello che faccio. E adesso volevo chiedere a Priscilla, invece, che ha un altro ruolo, come costruisce le sue relazioni all'interno del contesto scolastico. Sì, perché io a differenza di Valentina invece sono arruolata all'interno della scuola, diciamo che è un'oasi un po' felice perché è una scuola privata che ha proprio nel team scolastico il gruppo degli educatori in classe fissi, per cui ovviamente l'occhio è alla fragilità piuttosto che a delle diagnosi che non hanno bisogno del sostegno, ma comunque hanno bisogno di un affiancamento un po' più soft, se vogliamo. Ad ogni modo, quando ho iniziato a lavorare all'interno della scuola, sicuramente mi sono detta benissimo, la scuola è un ecosistema, ha le sue dinamiche, ha i suoi ruoli,
vediamo come entrarci, perché la relazione principale è insegnante-studente, quindi come ogni coppia il terzo incomodo non ha vita facile, per cui mi sono sempre un po' chiesta come parallelamente non solo entrare in relazione con il ragazzo, che poi è il nostro strumento principale, ma anche con l'insegnante, perché poi c'è, è un dato di fatto, no? Quello più collaborativo, quello meno, vabbè, ma anche tra di noi esistono delle differenze tali, per cui la mia idea era quella di entrare in sinergia il più possibile, anche perché chi coglie un po' le potenzialità di un educatore di classe riesce a cogliere che potremmo apparentemente avere un ruolo passivo all'interno della classe, perché ci sono delle volte in cui l'insegnante spiega perché tu sei lì, e controlli, giri, fai, ma hai tirato su una modalità osservazione, quindi sei un osservatore attento e scrupoloso, perché al di là di certificazione e quant'altro, insomma, i ragazzi a loro modo hanno punti di forza e punti di debolezza che vengono fuori chi più in una materia, chi nell'altro, quindi hai una sfaccettatura, anzi una visione a 360 gradi, molto di più del singolo docente, per cui il tuo ruolo poi diventa quello di mostrare un altro lato del ragazzo, lì dove magari l'insegnante può cogliere, tra virgolette, un po' con pregiudizio alcuni aspetti dello studente, dall'altra essere tu stessa ponte di relazione tra l'insegnante e lo studente, perché poi l'insegnante, ma giustamente, deve tenere sotto controllo una classe, comunque delle dinamiche di classe, che a volte non riesce a curare la singolarità della relazione, per cui mi sento molte volte di fare questo ponte, di mediare, e poi appunto la cosa, il limite forte, anche noi abbiamo un tot di ore all'interno del quale lavoriamo e si prediligono sempre le materie come italiano, matematica, inglese, perdendosi invece altre materie più laboratoriali, piuttosto che creative, dove secondo me ancora di più potrebbero venire fuori delle potenzialità che potrebbero essere risorse per i ragazzi su cui contare, perché poi a volte vedi sempre le stesse difficoltà e le etichetti, e allora parti col pregiudizio di guardare quel ragazzo come in difficoltà, e invece poi come questa didattica a distanza ci ha mostrato invece tante altre risorse dei ragazzi e tante altre sfaccettature, insomma, dicendo allora non era solo, perché chi ha tirato fuori altre skills. E quindi tu dici, ah ecco, ed è bello aver visto in questi mesi proprio gli insegnanti che dicevano, ah però, perché appunto avevano per un attimo o forse l'inizio di un cambiamento di visione su uno studente che magari fino a quel momento non se la cavava benissimo. Quindi a proposito di didattica a distanza con cui abbiamo iniziato, e secondo me in questa didattica a distanza la cartina tornasole di una didattica che ha funzionato è stata proprio la relazione, cioè lì dove io sono riuscita a creare una relazione con i miei studenti, poi ho potuto agganciarli anche dopo. E quindi banalmente dettagli, ti scrivo in chat, mi rispondi, quante volte si scrive in chat un ragazzo o oppure non ti risponde neanche dal vivo. Il fatto che a distanza ti rispondesse e in qualche modo riuscissi a dialogare, dicevi, vuol dire che questo ti ripone in te della fiducia, o se si sente in dovere di risponderti è perché vede in te un ruolo. Quindi questi piccoli dettagli hanno fatto la differenza, al di là della lezione e di tutto il marchingegno tecnologico che ha funzionato. Però arrivare con singolarità nelle chat, piuttosto che chiamarli in separata sede con delle videochiamate singole dicendo guarda, dobbiamo far leva su una collaborazione comune perché siamo tutti sulla stessa barca ed è difficile gestire il mezzo, ci rendiamo conto che i tempi sono diversi, creiamo un'alleanza. Secondo me questa cosa, la relazione, che poi ci mettiamo dentro tante cose, è stata proprio una cartina tornasole, cioè dovrebbe essere il questionario tipico è la relazione da 1 a 10, come è stata dopo la DAD, perché sennò altrimenti secondo me tante cose non si sono mosse, o comunque i ragazzi si sono persi perché non vedevano il ruolo dall'altra parte, che non riconoscevano neanche prima. Sì, anche quello perché questo mezzo è stato faticoso per tutti, è stato faticoso perfino per noi, che a fine giornata, quando dovevamo magari vederci per una riunione, ci dicevamo sì, però adesso basta, videochiamate, cioè non ce la possiamo più fare, questo tipo di visione, il computer ci affatica un sacco, quindi immaginiamo quanto possa aver affaticato gli studenti. Magari tu, Riccardo, ci puoi dare questo tipo di visione, quanto ha affaticato i tuoi ragazzi? Un dietro le quinte.
Allora, facciamo divulgazione, spieghiamo che cos'è la DAD, perché noi lo diamo sempre per scontato, ma... Sì. Allora, la DAD è a distanza. Distanza, quindi... Parlate voi. Vai, Emma, vai. No. Ci ho messo un po' a capirlo, all'inizio ero un po' dubbiosa, poi ho capito che era facile, didattica a distanza, e ce la potevo fare anch'io. Dai. Quindi l'utilizzo di vari programmi, varissimi, proprio vari a seconda della scuola, per mettersi in comunicazione con i ragazzi durante questo periodo di lockdown. Faticoso. No, la fatica è stata enorme, è stata grandissima in questi mesi, devo dire la verità. Poi vabbè, i miei ragazzi avevano la sfortuna di avere a che fare con me anche al di fuori della scuola, per cui gli frantumavo i maroni dalla mattina fino alla sera tra scuola e attività, per cui devo dire che nonostante questo mi sopportano ancora, per cui diciamo che se la relazione è davvero cartina di tornasole vuol dire che qualcosa ha funzionato. Non è stato semplice, non è stato semplice perché comunque la didattica non è che sia proprio venuta in nostro aiuto, ovviamente i professori sono stati sommersi come tutti noi dalla crisi, dalla pandemia, per cui una volta che sono stati trovati gli strumenti, diciamo che era ormai il momento di smobilitare il lockdown, per cui tendenzialmente sì. Per alcuni è andata come è andata, mettiamola così. Non è stato proprio il massimo, non è stato semplicissimo, serve proprio ripensare bene ad alcuni strumenti, indubbiamente prima nessuno ci aveva pensato, mettiamola così, sì, è vero. Ora non scappa più nessuno. Ma secondo me è una riflessione che andrebbe fatta, ma parlo proprio da educatrice più di sostegno, è che una grossa fetta di studenti con N disabilità sono state tagliate fuori da questo tipo di didattica, e questa è una riflessione aperta che possiamo lasciare lì. Cioè, pensiamo a questo fatto che abbiamo tappato dei buchi, ma non li abbiamo chiusi tutti, la coperta era un po' cortina. E questa è una riflessione che secondo me, come educatori, ci riesce un po' più semplice, perché siamo in prima linea spesso con questi tipi di difficoltà. Insomma, è utile pensarla. Infatti io ripeto, parlo dal punto di vista di un'eccezione, ripeto, di un oase felice, che comunque è felice perché ci sono dentro delle persone, certo, che collaborano e che lavorano bene. Noi il nostro ruolo, ma non per essere autoreferenziale, cioè è stato proprio due pezzi dello stesso puzzle. Durante la DAD il ruolo di noi educatori che assunti all'interno della scuola è stato, come dire, non... sinergico, non voglio dire indispensabile, perché poi non siamo sovrapponibili e non, gli insegnanti avrebbero lavorato bene lo stesso, però anche tutta una serie di attenzioni alla singolarità, come dicevo prima, piuttosto che alla creazione di materiale ulteriormente semplificato, perché poi tutta una serie di misure che all'interno della scuola dal vivo si prendono nei confronti di chi ha un PEI, che è un progetto per chi ha una disabilità, piuttosto che altri progetti che si stilano nei confronti di chi ha diagnosi diverse, comunque non si potevano adottare tutte, o meglio, anche lì c'è stato un cambio di punto di vista, per cui a tutti si potevano adottare cose, e lì c'è stato un ulteriore, come dire, riflessione sull'inclusività, quindi siamo stati ancora più inclusivi di quando non lo siamo in classe, perché o si facevano le piattaforme, comunque non potevano fornire tante tipologie di prove, mi viene da dire, differenti, allora dovevi trovare per forza una cosa che andasse bene per tutte, quindi questo ha messo in moto, secondo me, una serie anche di cambiamenti dagli insegnanti. Però mi spiace, e ne so poco, però per tutti quegli educatori che sono rimasti a casa senza perdendo e senza alimentare quella famosa relazione con i propri ragazzi, e quindi perdendosi una grossa fetta di lavoro, che poi è tutto funzionale anche nell'ottica di resilienza, comunque riprendo, ricomincio, non è così semplice per tutto, perché sappiamo che se non alimentiamo quella, la relazione, poi è difficile, cioè ti perdi proprio tantissimo lavoro, se non hai un contatto diretto. Io ho perso il contatto con dei ragazzi perché faccio anche del lavoro privato, e adesso mi sento tanto in difficoltà, mentre con altri si è visto un po' la differenza di aver mantenuto i contatti. Quindi sì, è proprio da ripensare, però ci sono anche dei punti di forza di questa
di questa DAD. Per esempio, perché non pensare a degli sportelli extra che gli insegnanti possano tenere anche a distanza in questo modo? Adesso ci sono gli insegnanti che ti stanno lanciando delle cose intanto, io lo tengo, sento passare tutte, però però forse siamo sempre tarati sulle stesse tempistiche della scuola, al mattino dalle 8 alle 13, piuttosto che, vabbè, io mi taro sulle medie barra superiori, però c'è tutto un tempo pomeridiano che non c'è, magari si potrebbe alternare, non lo so, secondo me non dovrà essere buttato via tutto il materiale proposto, fatto, e soprattutto anche questo mezzo di comunicazione, che di certo non è la nostra prima scelta, ma magari può essere un approccio, un aggancio. Un approccio magari per qualcuno, cioè sì. Per chi è stata una cosa più positiva si potrebbe pensare ad un utilizzo. Però, cioè, partendo dal fatto che la relazione, è, secondo noi, da educatori, il nostro cavallo di battaglia, l'unico modo che conosciamo per relazionarsi con gli altri, per stare insieme alle persone con le quali lavoriamo, partendo da questo, possiamo utilizzare anche tutti gli strumenti che abbiamo imparato per forza di cose ad utilizzare in questo periodo. Quindi, anche appunto, StreamYard ci piace tantissimo, Riccardo. Ciao. Posso aggiungere io una cosa positiva della didattica a distanza? Scusate, compaio, va bene. Compaio un po' per tenere il tempo, un po' per compare dare, e rimane anche. Perché io lavorando in comunità con i minori, durante il lockdown avevo i minori 24 ore su 24 da gestire, e l'idea che e alzarli con svegliati che c'è la video lezione è diverso da svegliati, perché altrimenti poi assumi un bioritmo che non è standard e non fa bene perché stai crescendo, quindi tutta la vita svegliati che c'è scuola, appunto, anche se siamo in situazione un po' particolare, o con l'educatrice eccetera eccetera. No, però ti piaceva la cosa del bioritmo, cioè è interessante, spiegagliela il bioritmo. Ci ho provato, però sono insulti. Bioritmo a chi? Ecco, esatto, bioritmo a chi? Va bene, d'accordo, noi vi dobbiamo salutare purtroppo, perché abbiamo altri ospiti che vogliono. Grazie mille e grazie a voi. Grazie, ciao. Buona continuazione, ciao. Ciao. 1, 2, 3. Oh là là. Ok. Sei arrivato a spazzare via ospiti, insomma. Sì, 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 io faccio come la le regia. Canzoni da discoteca che il DJ mette perché sa che poi svuota pista, ecco come si chiama. Svuota pista. Vai. Presenta la prossima. La prossima ospite è un'educatrice pedagogista che non abbiamo mai incontrato dal vivo. Per cui è una nostra conoscenza direttamente solo tramite la nostra pagina, possiamo dire. Si chiama Cecilia Suriani, è un'educatrice, e benvenuta Cecilia. Ciao, mi sentite bene? Ciao, perfetta. Forte e chiaro. Cecilia. Ok. Perché io attualmente non sono nella mia sede abituale, quindi chiedo, perché sono insomma nelle Marche, qua in collina non si sente un granché, quindi chiedo conferma. Si sente perfettamente. Sì. Bene, sono contenta. Io sono felice di intervenire adesso, perché secondo me il mio intervento capita un po' ad hoc, perché abbiamo visto tante realtà, dalla comunità ai centri di accoglienza allo scolastico. E io nella mia carriera li ho passati tutti, per cui sono contenta, perché forse faccio un po' un riassunto, sono un po' riassuntiva in questo senso. Perfetto. Sì, diciamo che appunto un po' quello che ci eravamo detti insomma, prima di fare questo intervento era proprio l'idea che l'educatore è un po' un camaleonte, no? Cioè che vado un po' a braccio, nel senso che forse quello che vi avevo un po' anticipato magari era anche più spiritoso, però avendo toccato tanti argomenti io mi sono sentita chiamata in causa più volte e quindi penso che forse è meglio così, cioè riassumere un po' quello che è stato detto. E mi sento molto vicina all'insegnante quando raccoglie perle di saggezza dei ragazzi, perché ovviamente stando in classe con loro io attualmente svolgo anche il lavoro di educatore per il servizio di integrazione scolastica, quindi è simile alle tre ragazze di Break Education.
e anche in loro mi ritrovo molto. Ho lavorato degli anni in comunità, ne ho coordinata una per un periodo, e quindi mi ritrovo molto anche nei racconti delle comunità per minori. E devo dire che finora mi sono anche molto divertita, perché ovviamente tu, come dire, si toccano dei tasti che per noi sono la quotidianità, che però per altri non lo sono, e che spesso quando raccontiamo la gente sgrana gli occhi e dice ma sei seria? Ma veramente? È così? E tu dici sì. E qualcuno dice ma allora il tuo lavoro so, ti diverti anche, perché nel nostro, cioè, nell'immaginario dell'educatore, l'educatore è sempre quello che affronta cose tristi, pesanti, e non si ha l'idea che invece ci si diverte anche tanto con i ragazzi, che si Benissimo. Sta bene, che sono dei mondi bellissimi, no? E che impariamo anche noi. E io infatti dicevo, quello che ho imparato in realtà in comunità, penso che non lo imparerò più da nessuna parte, perché incontri davvero tante storie, tanti mondi, tante culture, tanto di tutto, e ti devi saper adattare, devi saper cambiare, devi saperti confrontare, mantenere un autocontrollo che non è umano, quindi e non sempre si ha quella pazienza. A me più di una volta è capitato di andare in ufficio tipo in silenzio, in muto, e poi tornare in sound di là in no, ma ragazzi, sapete che con molta calma, però dentro stavi esplodendo. E quindi sì, diciamo che io appunto mi ritrovo in ognuno di loro, in realtà, in tante realtà che loro hanno raccontato, e mi sento un camaleonte. È bello questo l'educatore camaleontico, cioè si intitola, giusto? Sì, okay. Sì, l'educatore allora camaleonte. Vai, leggicelo tutto. Intanto però prima volevo fare un saluto a Danny, che è dall'inizio dello streaming, che ci sta salutando. Grazie Danny. Ciao, saluto, Danny. Ti saluto te e l'educatrice che sta ascoltando con te. Vai. Guarda, vai, io Luca non ce l'ho sotto da leggerti, perché okay, ti dico la verità, non l'ho tenuto. Sì? Non l'ho tenuto perché ho preferito improvvisare. Però ti okay posso, come dire, che in tutti questi anni gli utenti che, o gli ospiti o gli alunni, i vari ed eventuali che ci affidano, a me è sempre capitato quelli che io amorevolmente chiamo gli adolescenti rompipalle. Cioè, quelli ce li ho sempre. Ovunque io vada, sono perseguitata da questo. Sì, quelli sì. Quelli io li vinco tutte le volte, se che sia la comunità, se che sia la scuola, perché non si sa, si vede che ho un talento per questo tipo di ragazzi, e quindi li vinco puntualmente. Però no, sono molto contenta di essere intervenuta, di aver visto così tanti ospiti e anche così tante iniziative. Prima una delle ragazze diceva, io adesso faccio anche la professione privata, io anche, infatti passate sotto, e ho iniziato ora, e devo dire che è un mondo ancora nuovo, ancora diverso, perché presuppone la collaborazione ancora più stretta con le famiglie. E quindi insomma, sì, siamo camaleonti, ci dobbiamo adattare veramente a tutto, a tutte le situazioni. No, ci dobbiamo adattare. Beh, innanzitutto a me piace moltissimo quello che hai detto prima, nel senso che sì, ci si può anche divertire al lavoro, cioè non è solo una questione degli educatori, penso che sia proprio una questione, no, culturale. Il lavoro è una cosa seria, sempre e comunque. Invece noi abbiamo anche la fortuna di poterci divertire, ma non dobbiamo dirlo, perché dobbiamo essere sempre quelli un pochettino, no, che all'educatore, allora certo, lavori col lato tragico della gente, delle persone. No, invece no, si possono fare anche delle discrete risate ogni tanto. Quindi, secondo me, sì, questa è una cosa meravigliosa del nostro lavoro. E poi la questione. Io dico sempre che. Dimmi, Riccardo. No, e poi dicevo proprio la questione di far rete, che è quello che stiamo provando un po' a fare anche con la nostra pagina Facebook, no? Di chiedere esatto a tutti di condividere storie, di chiedere a tutti quali sono le idee che stanno circolando, quali sono i progetti. Per cui, insomma, diciamo che questo essere educatore ormai centrato dentro, l'abbiamo abbastanza assimilato, e cerchiamo di far rete sempre ovunque, comunque, insomma. Sì, anche perché è una professione veramente poco conosciuta in realtà, no? Cioè, quando voi raccontate anche nei vostri sketch quello che la gente ti chiede, e a volte a me sembra assurdo quello che ci chiedono, no? Perché non, cioè, per noi è quasi fuori dal comune, no? Sentirsi fare certe domande. Invece io mi rendo conto che è una professione molto giovane. Nella scuola, per esempio, ci sono realtà dove davvero l'educatore
cioè non sanno neanche che cosa significa, e devi farti conoscere, devi far conoscere il tuo lavoro, devi presentarti, devi presentare quello che sai fare, devi guadagnarti la fiducia dei ragazzi, fare da ponte, cioè è tutto un lavoro enorme, perché è una figura, sì, poco conosciuta, poco nota, se vuoi anche un po' atipica, no? Perché non sei insegnante, però non sei... Rimaniamo anche in quella zona famosa grigia che raccontava l'insegnante, a me quello è capitato molte volte, di essere, ne ho di aneddoti in cui vengo sgridata addirittura da una preside perché ho preso l'ascensore. No, e anche i ragazzi se la ridono parecchio con noi, perché, come dire, noi ridiamo con loro e questo è, non di loro ma con loro, e questo è molto bello, cioè con loro in compagnia. Ed è meraviglioso. Io dico sempre che è l'unico lavoro dove quando tu arrivi ti abbracciano. Dov'è quel lavoro dove tu entri e qualcuno ti viene ad abbracciare? Non c'è. E quindi questo è un mestiere meraviglioso per me. Anche se poi io gli dico sempre: sei un gran paraculo, cosa cerchi, cosa ti serve, perché mi viene ad abbracciare così. Però in realtà a volte sono abbracci sinceri. A volte. Va bene, Cecilia, grazie mille. Grazie mille, grazie, buona serata, grazie del tuo intervento. Ciao. Via questo. Vai, Mala. Lancia l'ultimo ospite, giusto? Wow, siamo già alla fine, siamo andati velocissimi. Dessert ci siamo tenuti, giusto? Esatto, esattamente. Mm-hmm. L'ultimo ospite, chiudiamo con Luca Fossarello, operatore di comunità, assistente sociale, dipende dal ruolo. Benvenuto, Luca. Ciao Luca. Ci senti? Luca, ciao. Ci senti? Ciao. Sì, mi sento. Perfetto. Oh, ora ti sento. Benvenuto. Sì. Luca, raccontaci... Saluti da Urbino. Ah, giusto, è vero, da Urbino, caspita. Cioè, ci pensi, Mala, che quello che scriviamo... Cioè, ce lo leggono da Urbino fino a Urbino, non so, io questa cosa a me mi, non si dice a me mi, però lo dico comunque, mi colpisce ogni volta. Io quando scrivo una roba su social penso vabbè, le leggeranno i miei amici e così, invece è incredibile. Perché quando scrivi delle cazzate ti leggono fino ad Urbino, esatto, pazzesco. Quindi dovrei pensarci bene prima di scrivere certe cose. Quindi tu, Luca, di cosa ti occupi? Dove, in che servizio lavori? Ah, guardate, vai. Io mi occupo di disabili adulti per l'ASU, l'area vasta delle Marche, però precedentemente ho lavorato in comunità per minori stranieri non accompagnati a Torino, no? Che è stata un'esperienza veramente, ma veramente importante nella mia vita, sia personale sia professionale, insomma. E prima sentivo i commenti dei colleghi e delle colleghe che parlavano anche, che si parlava anche del ridere e del sorridere nella professione, nelle nostre professioni sociali. Ecco, io vorrei, dopo tanti interventi interessantissimi, complessi e seri, vorrei portare un po' il momento comico, no? Perché vai, alla fine ci sta forse. Vai! Della fine della serata. Vai! Ma praticamente, non so, tra i nostri ospiti erano tutti minori, più o meno minori chiaramente, e tra questi ospiti c'erano dei personaggi, chiaramente come in tutti i gruppi, c'è quello più che fa il figo, quello che fa poi un po' più sfigatino, e poi c'era Ciapato. Ah, Ciapato è un po' il peso massimo della storia della nostra comunità, della nostra equip, perché è un po' il metodo di paragone per tutti, insomma, così, no? E, niente, lui è un ragazzo alto, con le labbra carnose, e parlava quando è arrivato da noi un dialetto che perfino i suoi conterranei facevano fatica a capire, perché lui veniva proprio da un villaggetto con le capanne di fango vicino alla giungla, cioè proprio, e abitava con i nonni, cioè proprio una situazione, e in qualche modo era arrivato in Italia, chissà le storie che, no? E lui faceva spesso coppia con quello più furbo del gruppo, no? Banda, lo chiamiamo Banda, ed era una coppia veramente micidiale, ecco, Ciapato e Banda, cioè erano due personaggi strepitosi,
no, che comunque portavano buon umore, niente da fare. E niente, questo ciapato probabilmente se l'era vista brutta perché aveva passato una bruttissima infanzia e adolescenza, no? Perché era proprio, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, parlava il dialetto dell'angolino della Guinea Bissau, insomma, ed era proprio un po' più grezzo rispetto a tutti gli altri, no? Ma però era generoso, sempre stato buffo, così, no? E ci sono un sacco di aneddoti su di lui. Beh, possiamo raccontare, per esempio, una storia sua un po' tragicomica. Allora, cioè, arriva da noi la garante per i diritti dell'infanzia nazionale, no? Con tutto un codazzo di dignitari e tutto. I ragazzi capiscono un po' che è un momento importante, si fanno un po' seri. Ci mettiamo tutti in noi a tentare di spiegare, no, ma sai, lei è quella che il capo non capisce, è difficile da comprendere per noi e soprattutto per loro. Comunque arriva questa garante, no, in questo cerchio di ragazzi operatori, alti dignitari, e si comincia un attimo, lei comincia a parlare di grandi cose, diritti, e lì e giù e su, anche i ragazzi cominciano ad essere un po' nervosi. Poi a un certo punto, gli ultimi 10 minuti della sua presenza, ci concede, praticamente, concede ai ragazzi di poter intervenire. Beh, tutti i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi chiedono opportunità, chiedono lavoro, chiedono documenti, e perché sanno che è un momento importante, non si possono permettere di essere gli adolescenti che sono, no? Quindi mostrano una grande maturità. E poi arriva Ciapato. Quando Ciapato prende il microfono, vediamo tutti gli altri mettersi la mano sulla fronte come per dire, oh cazzo, chissà cosa dice adesso. Anche, no, lui chiede dei vestiti. No. E va bene, cioè poteva essere più o meno legittima la richiesta, la garante rimane un attimo basita, tutti gli altri sbiancano proprio così, no? E la garante gli chiede, sì, ti possiamo dare dei vestiti, così, No, no, io voglio i vestiti firmati, così, lui risponde. Chiaramente si fa tradurre da un altro, perché, insomma, italiano lo imparerà forse molto dopo, ecco. Vabbè, tutti gli altri lo guardano per dire, cioè, dignitari, noi operatori, ragazzi, lo guardano per dire, cazzo, sei veramente un coglione. Anche la garante prende la palla al balzo, gli dice una formula un po' così, ma sai, comunque voi dovete, e ci congeda tutti perché il suo aereo sta partendo, quindi, vabbè, tutti proprio con il musone, così, no? Entriamo nella sala pranzo, così, e cominciamo un attimo a mangiare insieme. Davanti a lui c'è un po' il fighetto della situazione, no? Che c'è Ciapato che è un po' giù, un po' avvilito, il fighetto gli dice una cosa tipo sei proprio un coglione, detto con una decisione, con una veemenza, ovvero, e lui capisce di aver fatto la cazzata, insomma. In quel momento Ciapato, no, che ha delle mani che sembrano delle vanghe, no, poteva ridurre ad un hamburger la faccia di quello che gli stava di fronte, che aveva insultato. Però non lo fa, perché comunque è un ragazzo generoso e tutto. Però succede un disastro. Lui esce, sbatte la porta della sala, della mensa, insomma. Noi seguiamo un attimo la situazione. Dopo un nanosecondo sentiamo un urlo veramente lancinante. Ciapato ha tirato un pugno, perché gli andava di tirare un pugno. Però ha tirato probabilmente non guardando. E ha beccato il vetro la sua mano destra è quasi mozzata, cioè noi operatori svegliamo dal tanto sangue. Arriva il ragazzo post adolescente di turno, che avrà sui 22 anni ma è minore non accompagnato, si strappa la camicia, ferma l'emorragia e poi chiamiamo l'ambulanza. Nel frattempo arriva, allora Ciapato va in ospedale, tutto, l'intervento riesce, gli salvano la mano. Poi andrà benissimo, fa fisioterapia e tutto, eccetera, 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 e recupera la totalità della manualità. Ma nel frattempo succedono delle cose. Prima di tutto, no, praticamente lui in ospedale sta con il suo telefono, chiaramente.
A un certo punto, e noi ci diamo il cambio per andare a fare il piantone con lui e tutto, A un certo punto, dopo 3-4 giorni, ci si lamenta perché dice che il telefono non funziona più. Ok, apriamo il telefono e effettivamente il telefono era accuso da film pornografici. E niente, insomma, cancelliamo tutto, insomma, lui dice, ridiamo lui, era un po' un attimo sospettoso, e buona, alla fine, dopo qualche settimana, rientra in comunità, c'è un infermiere che gli viene a fare medicazioni, poi c'è un nostro volontario che è anche infermiere, insomma, e poi c'è uno che lo porta sempre alla fisioterapista. Però cosa succede? Quando torna da noi, come tutti un po' gli adolescenti, diciamo sì, però adesso devi telefonare a tua mamma, a tua nonna, così per dire che hai fatto una cazzata. Vabbè, il telefono lo obblighiamo democraticamente a telefonare, e telefona questa nonna per la cui non si era fatto vivo da mesi, quindi lei è incazzatissima con lui e tutto, gli fa cazziatone. E la nonna poi parla con Banda, poi un po' più svigio, che se conterranno di ciafato. E sostanzialmente cosa succede? Succede che si scopre che Ciapato ha quasi 20 anni, ma lui, non conoscendo la lingua italiana, non conoscendo la sua lingua, non conoscendo la scrittura, si era un po' sbagliato, aveva fornito 4-5 pseudonimi e 4-5 date di nascita diverse. A un certo punto è così, insomma, dopo un po' viene dimesso, viene dimesso dalla prima accoglienza. E arriva una seconda accoglienza bellissima in uno SPRAR nelle campagne piemontesi, in cui sono molto molto bravi a lavorare sulle borse lavoro, eccetera, eccetera. C'è Ciapato è uno che ci sta dentro, che comunque si impegna nelle sue cose. E anche cosa succede? Che qualche giorno dopo noi lo chiamiamo, dice, senti Ciapato, ma va tutto bene? Stai bene? Tu, sì, sì, lavoro. Sì, ma che lavoro fai? Zappo terra. Va bene per te, Ciapato, grazie. Anche dopo 2-3 settimane telefoniamo questa volta ai responsabili della comunità per dire, boh, ma avete bisogno di qualcos'altro? Come sta andando Ciapato? Ah, quel coglione, lui usciva sempre di mattina e tornava la sera, non sapevamo dove andasse, finché non è arrivata la signora che ha i campi qui vicino e ci ha detto che uno di nostri andava a zappare il suo campo. No, ma è vero, è così, perché comunque il lavoro nella sua concezione, nella tua accezione più nobile, ci sta. Lui doveva lavorare, anche insomma questo Ciapato a un certo punto esce dalla seconda accoglienza, va a lavorare in Puglia probabilmente, e poi noi pensiamo che volesse andare in Germania, però ha finito in Spagna. Comunque ogni tanto sì, ha queste particolarità, però ogni tanto vediamo sue foto su Facebook, no? Dove è lui vestito in modo improbabile, una volta da calciatore, l'altra volta in modo particolare, insomma. Ma ci sono un sacco di storie su questo personaggio. Guarda. Per esempio, dato guarda, purtroppo ti devo fermare, so che ci sarebbe un sacco di storie, però appunto comunque sì, certo, ci sta. Un tempo. No, soprattutto perché mi piace la frase "sei proprio un coglione", perché secondo me, a parte che è una cosa che dovrebbero insegnare in università, perché io mi sono reso conto di quante volte, mentre ti ascoltavano, quante volte la dico a lavoro con i ragazzi, però lo dico con un tono che il ragazzo capisce che non è un insulto diretto, no? Cioè, c'è amorevolezza dietro, sì. Sei proprio un coglione. E quindi c'è il nostro pensiero educativo del guarda, ti sto facendo capire che hai sbagliato, però sei proprio un coglione. Pedagogico, no? Esatto. Mentre invece detto da appunto il fighetto della comunità, procura il pugno verso il vetro da bravo autoesplosivo. Sì, no, è fantastico. Va bene Luca, guarda, ci spiace, però dobbiamo chiudere tutto qua. Grazie mille per essere intervenuto. Vabbè,
ci voleva un po' un momento comico dopo una assolutamente serata, no, beh, infatti adesso io voglio sapere, cioè, se hai news su Ciapato per favore scrivici sulla pagina, perché così... Vabbè, certo ci sono altre storie di come quando è andato dall'alfabetizzatore, come è tornato 3 settimane dopo e ha cominciato a declamare le vocali, tutta la gente è rimasta così basita, no? Dici, ma cavolo, possibile. Va bene, ciao Luca, buona serata. Grazie. Buona serata a voi, grazie di tutto. Buona ciao, ciao. 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 Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta, siamo ancora vivi, incredibile. Nonostante, ringraziamo tutti gli ospiti che sono venuti a intervenire portandoci le loro storie, le loro esperienze. Ricordiamo che nella nostra pagina Carlo l'Educatore postiamo storie, dialoghi di quello che succede a noi nel lavoro, di quello che succede a voi nel lavoro. Quindi se avete un dialogo di qualcosa come educatore che vi succede, scrivete appunto perché serve a voi. E poi mandatecelo se volete e noi ve lo pubblicheremo, eccetera, eccetera. Tu Riccardo vuoi dire qualcosa o passiamo la parola al maestro? Ma io passerei molto volentieri la parola al maestro, ovviamente oltre agli ospiti ringraziamo tutti quanti quelli che hanno seguito la diretta, continuate a commentarla e ci vediamo nei prossimi giorni. Parola al maestro. Oh, parlo Riccardo, alla prossima. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao ciao!